adesso mettiamo da parte i luoghi comuni e cerchiamo di capire se essere belli serve e quanto serve, perché noi abbiamo due notizie, due giornali. La prima, in Francia c'è un ristorante che addirittura fa sedere i clienti più belli davanti, quelli più esposti sulla strada, in vetrina, e quelli brutti li mette dietro. È successo niente proprio di meno che a Parigi. E la seconda notizia, che un po', come dire, ci ha fatto saltare dalla sedia, lo vedete, i figli sono troppo brutti, addirittura in Cina un imprenditore fa causa alla moglie e vince pure la causa. Ma non solo! In Italia sembra, c'è uno studio di due università anche prestigiose, in Marche e in Sicilia, sembra che vengano assunti soltanto i belli. Allora abbiamo chiesto alla gente, abbiamo chiesto a tutti noi, ma quanto conta la bellezza? Conta davvero? Andiamo a vedere cosa ci hanno risposto. La bellezza è una qualità nella vita? Sì, assolutamente sì. Perché? Perché sei già un passo avanti. Con la bellezza sei un passo avanti, poi se c'è sostanza quello si vede dopo ovviamente, però sei un passo avanti. Quanto conta la bellezza nella vita, se conta? Niente, perché secondo me la bellezza è passeggera, per cui non è uno dei valori più importanti nella vita. Può aiutare, insomma. Sicuramente, quello sì, però secondo me la sostanza talvolta forse vince sulla bellezza, anche quando c'è la bellezza. La bellezza conta nella vita o serve nella vita? Beh, io penso che conti per un po', Sicuramente, poi sono altre capacità che hanno importanza, però la bellezza ha la sua importanza. Anche alla signora, secondo me. Soprattutto per le donne all'inizio sicuramente serve. Cioè, può aiutare a essere... Sì, sì. Pur non volendo, l'abito fa il monaco, secondo me. Sebbene si dice che la bellezza non debba influire nei rapporti con le persone, con i datori di lavoro, eccetera, alla fine un minimo di influsso c'è sempre. Sicuramente una persona più curata, che tiene più a se stessa, sarà avvantaggiata nella vita rispetto a una persona che non tiene alla propria persona e che quindi non è bella. Nella società di oggi secondo me sì. Perché stiamo vivendo in un mondo dove in televisione continuamente vediamo donne bellissime e comunque ci pongono davanti sempre la figura della donna bella che non deve avere difetti, deve essere perfetta, quindi secondo me siamo in un certo modo condizionati dalla TV stessa e da quello che ci mostrano. Aiuta nella vita? La bellezza? Secondo me no. Non aiuta. No. Cosa il serve? Il cervello. Aiuta. Solo il cervello? Sì, secondo me sì. Beh, non aiuta, una. Aiuta, però poi... sì, ci vuole l'intelligenza. Comunque aiuta. Sì, aiuta. La bellezza serve e si pone davanti a quella che è la bravura, che magari può essere di una persona normale, una persona semplice. La bellezza secondo me è un biglietto da visita, però poi bisogna vedere cosa c'è oltre, quindi a mio parere non è fondamentale. Mentre invece tu che dici? Io dico che molte ragazze che vengono prese per esempio a lavorare in televisione sono belle, ma non è che sappiano fare chissà che cosa, diciamo, insomma, quindi... Allora, risposte franche, decise, la bellezza serve e quanto. Allora, io farei inquadrare la regia, se ci mi aiuta, inquadrare questi trucchi. Bisogna capire, perché noi abbiamo quei tre ospiti in studio che non vi presento subito, questi sono i trucchi. Dobbiamo capire di chi sono. Allora, io innanzitutto saluto Tania Zamparo. Buongiorno. Buongiorno, Miss Italia 2000. Buongiorno, benvenuto. Adesso giornalista di Sky, giusto? Sì. Benissimo. Eugenia Costantini, attrice, benvenuta. Grazie. E poi Lilia Sciascia, sì. Nonna Lilia. 101 anni, lo posso dire, ho detto. 101 anni. Bellissimo. Allora, questi trucchi di chi sono? Sono di nonna Lilia. Ma complimenti. Lei ci tiene ancora a truccarsi? Sì, ci tengo molto, sì, sì. Quanto è importante, ecco, proprio è importante tenersi proprio in ordine? E tenersi in ordine anche per gli altri. Anche per gli altri? Sì, perché l'aspetto vuol dire molto, anche. Lei si mette lì con pazienza, si trucca? Sì, io tutte le mattine non esco se non sono truccata. Se non è in ordine? Se non sono in ordine. Se arriviamo a 101 anni come lei, tutte quante cominciamo a truccarci tutte le mattine così. Sì, sì, ci mettiamo la firma. È necessario. Necessario? Sì. No, io invece devo dire che non faccio come nonna Lilia, no, non mi trucco mai se non per lavoro, forse perché proprio sono costretta a farlo quando devo lavorare per andare in video, certo. O magari a un evento, una serata, eccetera. Nel quotidiano non lo faccio, non sono...
particolarmente attenta al mio aspetto. Sono attenta per quel minimo che serve per presentarsi correttamente e magari sentirsi bene, ma non di più. Eugenia, è corretto dire mi trucco, come diceva nonna Lidia, anche per gli altri, insomma, per sentirmi, diciamo, a posto, in ordine, anche nei confronti degli altri? Sì, secondo me, cioè, poi il trucco è un aspetto, nel senso, uno può anche profumarsi, vestirsi bene e non truccarsi, certo. Dipende, nel senso, non è il rossetto o il non rossetto. Però sì, la cura di se stessi sicuramente è molto importante per gli altri anche. Oh, però io vorrei entrare proprio a bomba sul tema di oggi. Quanto conta la bellezza e se conta? Allora, ai suoi tempi, signora Lilia, la bellezza era importante come adesso? No. 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 Perché? Era, sì, era importante, ma non come adesso. Perché adesso, diciamo, è forse troppo? È troppo. E quindi, diciamo, una bella donna era avvantaggiata... sempre una bella, sempre una bella donna è avvantaggiata, sempre. Vediamo anche le sue foto da giovane. Sempre avvantaggiata, però oggi è troppo, secondo me. E perché è troppo? Ecco, ci aiuta un po' a capire. Cioè, io penso che sia anche cambiato proprio il concetto di bellezza. Il concetto di bellezza è cambiato, sì, sì. È cambiato molto. Oggi la donna si, io potrei dire, si butta, invece una volta era molto più riservata, anche se era molto bella. Ma perché forse c'era più pudore? C'era più pudore. C'era più pudore. Sì, sì. E quindi, diciamo, la bellezza non era tanto, diciamo, una questione di apparire, essere appariscente, sì. Ma com'è, ecco, come si giocava la bellezza? Si giocava nel ruolo delle conquiste. Molto. Tania, io non so, ecco, come quello che pensi tu, ecco, la bellezza, dice la signora Sciascia, adesso è apparire. È apparire, sì. È mostrare, sei d'accordo tu su questo? Mi sembra evidente, si usa e si abusa della bellezza in tutti gli ambienti, in tutte le situazioni, per commercializzare i prodotti, e sicuramente questo ha influenzato questo uso e questa attenzione anche da parte dei mass media. Eccessiva nei confronti della bellezza ha influenzato anche le persone e lo vediamo, lo riscontriamo nella società anche. Purtroppo le bambine e i bambini già iniziano a prestare attenzione a come sono vestiti, a come si presentano, all'aspetto esteriore e quindi forse indubbiamente c'è un'esagerazione, un'attribuzione di un valore troppo alto all'aspetto estetico. Questa è una tua foto... Un'esagerazione. Sì. Io lo faccio per lavoro, certo. Però lo facevo soprattutto, certo. Per cui è diverso. Tu hai fatto pubblicità, adesso fa la giornalista. Che esserne ossessionati nel quotidiano, insomma. Ecco, io a proposito, ecco, di bellezza, l'importanza, perché abbiamo visto dall'eccesso del ristorante parigino che mette in vetrina i clienti più belli, è una cosa veramente che è accaduta questa, e fa sedere quelli un po' più brutti dietro. Tu hai partecipato però a Miss Italia nel 2000, vincendo anche diventando Miss Italia nel 2000. So che c'è stata di recente una polemica sia con il Presidente della Camera Laura Boldrini che con il Presidente della RAI proprio per su Miss Italia. Su Miss Italia, cioè c'è chi la considera quasi come dire un'esposizione, una vetrina di donne giovanissime e quindi diciamo lo vede in modo negativo, tu invece hai detto no, è così. Quello contro cui mi sono battuta io è stato il voler far passare Miss Italia come un concorso negativo perché portatore di valori negativi, come se le colpe di questa eccessiva attenzione nei confronti dell'estetica fossero di Miss Italia o delle problematiche legate alla considerazione della donna fossero da attribuire a Miss Italia. No, Miss Italia è un concorso di bellezza, è un gioco, esiste dal 1939, lo hanno fatto tantissime donne, forse milioni di ragazze, perché ogni anno partecipano dal 39 appunto migliaia e migliaia di ragazze che poi hanno fatto le mamme, hanno fatto altre professioni, sono diventate delle professioniste, hanno realizzato la propria vita in altro modo e non c'è stato nulla di male nel fare il concorso di Miss Italia. A un certo punto, per giustificare questo desiderio della RAI, motivazioni poi effettive non le conosco, di togliere dal palinsesto Miss Italia,
si sono attribuiti tutti i valori negativi a Miss Italia che fino a quel momento non aveva avuto. Secondo me poi le motivazioni di questa eccessiva attenzione nei confronti dell'aspetto femminile, di questa magari considerazione negativa della donna presentata in un certo modo, non sono da attribuire a Miss Italia, ma bisogna ricercarle in altri posti. Certo, partono però dall'educazione, ecco, partono dalla scuola. Non so cosa ne pensa Eugenia, però a vedere decine e decine di ragazze esposte col numeretto, e tu dicevi giustamente è un concorso che è stato creato nel 1939. Certo. Però ecco, nel 2013 vedere decine di ragazze col numeretto, la giuria che giudica semplicemente l'aspetto estetico, io non so. Non so, dire la Boldrini ha detto una scelta civile e moderna quella di come dire, non dar spazio all'interno della RAI a Miss Italia, però effettivamente fa un certo effetto vedere delle ragazze, 18enni, 17enni, 19enni col numeretto essere giudicate. Perché la lunghezza effetto? Non fa. Lei non è d'accordo? Eugenia, a me non dice? Mi ha fatto nessun effetto all'età mia. A lei no. Eugenia cosa pensi? Beh, intanto rispetto al cambiamento, diciamo, che, di cui parlavate prima, della bellezza, nel senso dell'importanza della bellezza nel tempo, mi viene in mente che forse adesso, siccome poi è cambiata molto attraverso i media e attraverso l'evoluzione tecnologica e tutto, diciamo che quella che è l'apparenza è cresciuta moltissimo in importanza nella società, perché appariamo molto di più attraverso, certo, la televisione, attraverso il web, attraverso i cellulari. Cellulari, tutto, insomma, e quindi forse prima, anche attraverso, mi viene in mente, i romanzi che ho letto, la bellezza di una donna era un insieme di cose, era molto importante essere colta, educata, saper praticare elegante delle arti. E poi, ovviamente, poi la bellezza è una cosa che è sempre contata, però era un insieme di cose. Forse adesso è un po' più solo l'apparenza, poi magari parli con una persona bella e dopo 5 minuti non ti sembra neanche più bella perché magari non è affascinante, non è intelligente, eccetera. E questa cosa, insomma, è più separata forse adesso. Poi riguardo a Miss Italia, la mia è una provocazione, perché è vero, a maggior ragione di quello che dici tu, cioè che la società di oggi ci porta soltanto ad apparire. Ecco, dare spazio ancora ad un concorso dove semplicemente si fa mostra di se stesso con un numero e basta. Ma tu cosa ne pensi? Diciamo, io non so cosa ne penso in assoluto, perché penso che scegliere la ragazza più bella di un villaggio, di un paese o del mondo sia una cosa anche naturale che viene nella società, perché gli esseri umani anche istintivamente danno importanza a questa cosa, ma come anche negli animali, magari c'è l'animale più bello, più maestoso, insomma è una cosa che non è così contro natura di per sé. Poi Miss Italia, magari vedere l'inquadratura stretta sulla coscia, sul sedere, ma proprio, oppure, insomma, non lo so, come? No, però diciamo che hanno sempre fatto attenzione a non farlo. No, non lo so, io quello poco che ho visto, perché non è una trasmissione che ho mai seguito molto, però il poco che ho visto invece ho visto, che ne so, carrellate infinite sul e allora magari, ecco, quello lo trovo un po' molto tipico dei tempi di adesso, però un po' è una provocazione. Un po' una macella, cioè è vero che un pochino dà l'idea, è un po' volgare e un po', e che è un peccato, perché appunto le ragazze potrebbero essere magari mostrate in maniera più graziosa e comunque potrebbe venire valutata la bellezza, magari è un discorso no, poco contemporaneo. No, io ho contemporaneo, capito, cioè, dice, allora, però, forse non... il concorso va bene, in sé non c'è niente di male. Non mi sembra fare che una ci gara, sia qualcosa come di male, dire, no? Tra chi è più bello, diciamo, per scegliere la persona più bella, forse, e magari il tono ammiccante, è che noi veniamo, ma qui forse bisogna fare tutte autocritiche, da decenni di una TV dove, come dire, il concetto di bellezza è stato semplicemente, come dire, trasportato a quanto riesca a provocare, quanto riesca ad ammiccare. Ecco lì che poi, come dire, anche Miss Italia, un concorso che risale a tantissimi anni fa, con una lunga tradizione, viene messo nel calderone.
Allora, io devo dire che quando ho fatto io il concorso di Miss Italia nel 2000, e quindi parlo per la mia esperienza diretta, questo ammiccamento da parte delle ragazze non c'era, era un gioco che facevamo, e io penso che debba essere preso così, non gli si debba dare un'importanza maggiore di quella che ha, e quindi insomma le ragazze erano presentate in modo molto, molto fresco, molto, molto pulito, e anzi si prestava attenzione a cercare appunto di non sottolineare determinati aspetti morbosi del concorso di bellezza. Quello che dico è che non bisognerebbe sovraccaricarlo di responsabilità, nel senso che l'educazione nei confronti della donna e il rispetto della donna sono cose che vanno insegnate nelle famiglie innanzitutto, nella società, nelle scuole, e quindi vanno messi in atto altri mezzi, altri strumenti per poter coltivare questo rispetto della donna e questo insomma, valore elevato della figura femminile, e quindi ci sono altre sedi per fare questo piuttosto che un gioco come quello che è il concorso però, di bellezza. Sei d'accordo, ecco, sul fatto che purtroppo la bellezza è diventato il primo elemento di valutazione per chi deve assumere? Cioè, questo tu, al di là, voglio dire, di chi lavora in televisione, di chi fa un lavoro legato alla comunicazione, al cinema, allo spettacolo, però ecco, su tanti altri ambiti ormai il primo impatto è legato alla bellezza. Non è sono così? Un direttore delle Human Reserves di un'azienda, in base alla tua esperienza, è normale. Devo dire che sicuramente è diventato, come diceva forse una ragazza nelle interviste che avete fatto all'inizio della trasmissione, un bel biglietto da visita. Se poi dietro non hai un curriculum di tutto rispetto, probabilmente poi anche il bel biglietto da visita non ti serve. E a volte magari diventa anche un boomerang che ti si ritorce contro, perché il fatto di essere molto bello ti porta subito ad essere, immediatamente dicono, beh, sei un bel ragazzo, una bella ragazza. Il secondo pensiero è, sarai anche bravo? E quindi ti osservano e ti criticano anche, sono pronti a criticarti molto più che, e a giudicarti molto più che una persona che magari non ha quelle caratteristiche fisiche particolari, perché c'è anche l'invidia che arriva subito dopo la bellezza, ed è, devo dire, un sentimento purtroppo molto diffuso. La prima cosa che uno pensa quando vede una bella ragazza, un bel ragazzo, dice, questa è bella, ma cretino, bello e cretino. Spera bisogna di trovarlo cretino, perché almeno lo riporta un po' sul suo livello, lo umanizza. Eugenia, cosa dici tu su questo? Cioè, diventa, però, è assurdo, però diventa quasi un handicap la bellezza. No. Cioè, non, nel senso, sì, sicuramente c'è l'invidia, c'è tutto questo, però un handicap, non lo so, no, non credo. Secondo me è un vantaggio, poi se dipende come la usi. Però, certo, avere una bella apparenza. Poi io mi viene da distinguere, diciamo, la bellezza proprio così fotografica e la cura, come dicevamo prima, appunto la cura di sé, l'aspetto, quello sicuramente... Come uno si pone. È importante. Poi a pari merito probabilmente, purtroppo, in un colloquio di lavoro, se uno è più bello, magari, poi a discrezione poi del datore di lavoro, però sicuramente può influire, però... insomma, secondo me quello che vince, ed è giusto anche che sia così, è la cura di sé, quello è importante. Oh, c'è una notizia che comunque a noi ha colpito moltissimo, perché vi leggo il titolo: sei bello, allora ti assumo. Uno studio, dicevo, di due università italiane lo dimostra, cioè pare che molti ragazzi stiano inviando curricula falsi con le foto ritoccate addirittura. Cioè, ritoccano le foto, signora Sciascia, lei che dice, ritoccano le foto perché così almeno cerco di avere un colloquio di lavoro. È sciocco questo, perché uno deve essere quello che è, è importante essere quello che si è, non... Ma una volta, ecco, quando si facevano i colloqui di lavoro, ma si mandavano le foto? Questa è un'altra cosa, non si mandavano le foto. Io ho fatto un concorso, quindi non so con i colloqui di lavoro che cosa abbiano fatto. Al di là, diciamo, dei concorsi pubblici? Sì. Però magari, ecco, per... No, i concorsi pubblici erano. No, quelli no. Però, ecco, altri colloqui di lavoro, ecco, da quello che lei sentiva, si mandavano insieme, non so, al curriculum in cui gli studi, le esperienze professionali, si mandavano anche le foto?
non credo che mandassero le foto. È una cosa tutta nuova questa? Sì, sì, non credo. Non credo proprio. E allora, a proposito di foto, di bellezza, io farei entrare il professor Stefano Zecchi, che è docente di estetica all'Università degli Studi di Milano. Buongiorno professore, benvenuto. E poi il presidente del Club dei Brutti, buongiorno e benvenuto Gianni Aloigi. Buongiorno e benvenuto. Allora professore, ha detto la signora Sciascia una volta per i colloqui di lavoro non si mandavano le foto, adesso ormai è diventato come dire una... Non si mandava? Le foto. Nel curriculum non c'era anche la foto allegata, ormai anche per un posto semplice da impiegato si manda quasi sempre la foto. È cambiata l'importanza allora della bellezza, del porsi, è diventato quasi un elemento fondamentale per essere assunti. I ragazzi mandano le foto ritoccate. Quello è un fatto legato oggi alla nostra mediaticità e quindi la foto diventa un elemento in più rispetto al solito curriculum. Però prima seguivo la vostra chiacchierata. No, la bellezza ha sempre avuto un'importanza straordinaria. Cioè capire cosa sia la bellezza è sempre stato uno degli impegni più profondi dello spirito umano. E la Genesi inizia, Dio creò il mondo e vide che era cosa bella. Noi in genere la traduciamo con buona, ma è bella perché è buona. E poi a proposito, l'origine della nostra civiltà classica si dimentica che inizia con un concorso di bellezza, cioè Paride che deve giudicare la più bella tra tre divinità che avevano già tutto, Minerva, Giunone, Venere, e deve giudicare la più bella e lui sa, il povero Paride, che sarà un guaio la decisione, per cui scappa. E Zeus lo va a riprendere, Giove lo va a riprendere, dice no, adesso tu giudichi quale sia la più bella e lui... Forse come qualche giudice di concorsi di bellezza accetta di farsi corrompere e, come si sa, accetta il dono di Venere. E anche qui, come si sa, succede il finimondo, la guerra più tragica che allora veniva conosciuta dall'umanità. Quindi no, la bellezza è sempre stata una delle grandi complessità di esperienza, di conoscenza della nostra vita. Purtroppo oggi tende a essere interpretata soprattutto sul piano dell'effimero, della bella apparenza, anche se poi la moralizzazione, no? Per cui si ha paura della bellezza. E allora la signora prima diceva una cosa bellissima e trasferiva l'idea di bellezza in quella di dignità, quando diceva che lei trucca per sé ma anche per gli altri. Grande espressione di rispetto, no? Però professore, una domanda la faccio a bruciapelo. Secondo la sua esperienza, ovviamente lei è docente universitario, ma conta di più in un colloquio di lavoro adesso? Conta di più sapere tre lingue o essere belli? Beh, dipende dal contesto, perché certamente è inutile essere ipocriti quando due ragazze al primo impiego vanno in un grande magazzino. Quella che viene scelta è la più carina. Poi, se è intelligente il direttore, le curerà e vedrà qual è la più brava. Ma certamente, diciamo così, a livelli di impiego normali, bellezza conta. E se si vuole, se uno è bello e sa anche tre lingue, parte a razzo. Gianni Aloigi, presidente del Club dei Brutti, ma come funziona la cosa? Cioè, Miss Italia al contrario? Io sono il mister dei Brutti da tre anni ormai. E la nostra associazione è nata nel 1870 all'incirca. Addirittura. Prima di Miss Italia, quindi. Sì, è nata quasi per scherzo, perché nel paese c'era il problema di maritare delle zitelle, c'erano troppe donne da maritare. E quindi quasi per scherzo nacque questo club, che poi negli anni... Poi è arrivata la ribalta con la trasmissione di Portobello del grande Enzo Tortora. Come no? E quindi andarono in un gruppo a cercare moglie proprio nella sua trasmissione e da lì fu conosciuto un po' dappertutto. Noi abbiamo tesserati in tutto il mondo e noi nasciamo proprio
in contrappeso. Ma se la bellezza conta, e abbiamo scoperto, conta pure tanto, sì. Essere brutti è un handicap enorme, immagino. Beh, lei che lavoro fa? Io ho una ditta, ho un socio, lavoro nell'edilizia. Sì. E ho fatto ragioneria a scuola. E quello che ha detto il professore è sacrosanto. È indubbio che la bellezza ti dà un metro in più, ti dà una marcia in più. Però noi lottiamo per far tirar fuori i brutti, quello che è importante, perché in effetti il valore, la simpatia, la conoscenza, la cultura che può avere una persona, ce l'ha anche un brutto, anzi, a volte le tira fuori meglio queste doti. E noi cerchiamo, non siamo razzisti, perché non eliminiamo i belli. Anche io sono il presidente dei brutti, mi dicono che non sono così brutto, o sono riuscito a passare davanti a quelli più brutti di me, quindi un bello non potrebbe vincere in una classifica uno più bello di sé. Io invece ho vinto la mia classifica pur non essendo il più brutto. E quindi noi cerchiamo in questo modo, capiamo l'importanza della bellezza, eccetera, però capiamo anche l'importanza del valore della persona che va tirato fuori, e anche in maniera simpatica, perché noi non viviamo solo seriamente, tragicamente, le situazioni che si creano anche per alcune persone, ma cerchiamo di sdrammatizzarle in maniera goliardica, con la musica, con la partecipazione alle feste. E la nostra festa che si svolge ogni anno, degli ospiti, eccetera, quindi viviamo la situazione. Insomma, si vive anche un po' di autoironia. Sicuramente, questa è una delle basi del nostro club. Però anche la serietà, io ho persone che mi scrivono che cercano un'anima gemella, ma non magari... Cercano magari un'anima gemella. E scrivono a lei. E mi è successo parecchie volte. Ho invitato ospiti a questa festa che cercavano persone, ma non, ecco, anche persone anziane magari, che cercavano una compagnia seria, insomma. Ecco, non è... il club dei brutti è un po' di tutto. È tra il serio e il faceto, diciamo. Eugenia, certo, dividere belli e brutti ha senso? Ma... no, è una cosa simpatica, però... Però? A parte che come presidente sono d'accordo che... C'è di peggio. È una strana scelta. Ma non lo so, sì, è una divisione un po' netta. Cioè, chiaramente se parliamo di bellezze stratosferiche, di bruttezze incredibili, c'è una divisione, ma in realtà nella vita vera non è così, è questo molto confine, più mescolato. Sì, questo sì. Confine non è così netto. No. Allora adesso un po' di pausa, un pizzico di pazienza, 30 secondi di pausa e poi torniamo qui a discutere di quanto conta la bellezza, se conta davvero, e poi con testimonianze straordinarie andremo a vedere delle interviste molto molto belle, tutte da seguire. Ci vediamo subito dopo la pausa. Allora, stiamo piano piano scoprendo quanto conta la bellezza. Professor Zecchi, certo, se la bellezza è così decisiva, perché lei prima ha detto, giustamente, quando si fa una selezione per lavoro, la bellezza conta, è inutile negarlo. Però ecco, essere brutti diventa veramente un handicap quasi insormontabile. No, insormontabile no, perché appunto poi viene fuori la bravura, il carattere, direi anche lo stile del proprio modo d'essere, perché tante volte la bellezza poi tradisce un'incapacità di mostrare se stessi. Ci sono bellezze di una sguaiataggine fastidiosa, ad esempio, e chiamiamole pure bruttezze, invece portate con grande stile, con grande dignità. Adesso si evoca perché c'è stato un anniversario dell'Anna Magnani, no? Anna Magnani era di una bravura straordinaria, ma dire che fosse bella, no. Cioè lei, ecco, come la definisce Anna Magnani? Perché questa... Una grande bravura, una donna di grande classe, però poi si dice ipocritamente che era bella. No, non è bella la Magnani. Dire che è bella è un'ipocrisia. Lì si mostra... Una donna molto affascinante. Aveva un suo stile. E lo stile non significa bellezza. Sono due cose completamente diverse. E quanto prima il nostro presidente dei brutti, che poi tanto... Io non mi butterei così giù, perché guardi, proprio non mi butterei tanto giù. Perché la bellezza, lo scrive Leopardi, è crudele. È crudele, c'è chi la ha e chi non la ha, non c'è niente da fare. Ed è vero che uno parte con, come ha detto lei, un metro di vantaggio, forse sì, anche di più. Poi può retrocedere, perché alla fine, appunto, una persona
si vede nel mondo dello spettacolo, per esempio, dove la bellezza è la più qualità, la più sottolineata, la più apprezzata, la bravura è la bravura. Nel mondo poi di tutti i giorni, che non è quello dello spettacolo, perché noi, certo, ci dimentichiamo questo. Bisogna ricordarlo bene. Tutti i giorni, poi alla fine, quello che vale è proprio il carattere, la capacità di imporre la propria cultura, anche la propria, direi, generosità nei confronti degli altri e del lavoro che si intrattiene. Però quello che io vorrei dire, non cadere nell'ipocrisia che afferma che la bellezza non conta. No, uno dice, non è bella fuori, ma è bella dentro. Sì, ho capito, ma intanto fuori è brutta. E come la mettiamo? Allora, a proposito di questo, professore, noi abbiamo intervistato, tutti la ricorderemo, la figlia di Fantozzi, cioè l'attrice che interpretava che la è un figlia. Maschio, no? La seconda, diciamo, credo che qui era il quarto film di Fantozzi. Sì. Quindi, e ci siamo fatti raccontare, è un'attrice di teatro, Macca, e ci siamo fatti un po' raccontare, ecco, proprio da lei, cosa vuol dire la bellezza, quanto conta e quanto si è appesato la sua bruttezza. Andiamo a vedere, ha intervistato il nostro Federico Plotti. Come vivi il rapporto con il tuo fisico? Bene. In che senso bene? Non mi sono mai posta questo problema, anzi forse, non so gli altri come mi vedono, io mi vedo bene, sono molto a mio agio. Se andiamo negli Stati Uniti, se andiamo in Inghilterra, se hai un fisico gradevole ti può aiutare, però non predomina questo, voglio dire, non voglio fare la polemica, però è un dato di fatto, è una realtà. Cosa pensi invece della chirurgia plastica, di chi magari si corregge qualche piccolo difetto? Tu hai mai pensato? No, mai. Ci ho messo una vita, come diceva la Magnani, ad avere tutte ste rughe e me le tengo. Ma io penso che questo sia una cosa personale, una cosa di insicurezza che uno ha. Cioè, io non ci ho mai pensato. Cioè, sono insicurezze della persona. Quindi non ammetti proprio questa cosa, oppure insomma, cioè, chi lo fa magari ha le sue ragioni? Sì, insomma, ognuno è una cosa personale. Io, per esempio, a parte che io sono terrorizzata dal dolore fisico proprio, non potrei mai mettermi sotto tortura proprio. Tanto non c'è pericolo di sfigurarla, questa babuina! Bambina, non farmi picchiare, la nave è cattiva, proteggimi! Vieni qua, piccina mia! Ti proteggio! Io poi, no, ti giuro, non avevo mai visto Fantozzi. Era un genere che non mi piaceva. Sì che non sapevo neanche di cosa mi stesse parlando, di quale personaggio mi stesse parlando. E ne avevano già fatti 9, capito? Io non l'avevo mai visto. E infatti non so, mi sento un po' in imbarazzo a farti questa richiesta. Vorresti fare questo provino per Mariangela? Ma chi era io, Mariangela? Mancuga. E faresti questo provino? Ma come no, subito, quando posso venire? Guarda, domani ce n'eri parenti, vieni da lui, vieni, ci facciamo un incontro, Sì, l'indomani sono tornata a Cinecittà. E gli ho incontrato Neri parenti, subito mi ha portato al trucco, al parrucco, mi hanno messo una parrucca in testa, un vestito, cioè, ma un po', capito? Ho lasciato che facessero, io mi sono divertita. Io penso che il più bel complimento che possa ricevere uno che ha scelto di fare questo lavoro dell'attore è il sentirsi dire dallo spettatore che ti viene a vedere al cinema oppure a teatro: non t'ho riconosciuto. Cioè, io credo sia il più bel complimento che possa ricevere. Perché questo? Ma perché l'attore deve essere eclettico, si deve trasformare. Io non penso, sì, voglio dire, uno brutto può anche diventare bello al trucco e al parrucco, perché no? Uno si deve sentire bello dentro, non fuori. Allora, Eugenia, abbiamo visto, ecco, Maria Teresa, Maria Cristina Macca. Addirittura qui la bruttezza diventa quasi un punto di forza, però il cinema, che è un po' la rappresentazione della realtà, insomma, sta a testimoniare che forse in alcuni contesti, in alcune circostanze, essere brutti diventa veramente un punto di forza su cui far leva, e magari, ecco, ha trovato quel ruolo proprio perché lei non era particolarmente bella, tutt'altro.
Vabbè, a parte che in questo caso, e come anche molto spesso, il modo di renderlo una cosa in più è la comicità. Certo. Molto spesso. Infatti tutte le comiche sono brutte, e molto spesso i comici anche sono brutti, o comunque poi brutti, si presentano come brutti e scherzano sulla loro ipotetica o reale bruttezza, quindi non so se uno invece lo facesse sul drammatico, perché il bello non è credibile, ecco, il bello, la bella... No, secondo me non è quello, è solo che è un po' la chiave del successo che hanno trovato evidentemente queste persone. Poi questa donna, io... Cioè, in realtà, nella realtà non è brutta. Certo. In realtà, io non sapevo come era fatta, e l'hanno trasformata. Certo. Quindi nel suo caso non è neanche così vero, perché non era veramente così. E basta, non so più. Ma qui nel brutto appunto gioca un altro elemento, che è il grottesco. Il grottesco. E allora quando il brutto riesce a diventare, attraverso artifici, in questo caso il cinema, grottesco, scatta l'ilarità, la comicità. E perché, ecco, il bello non può essere, o comunque in genere non è effettivamente quello che diceva Eugenia Costantini, è giusto. È difficile trovare un comico bello o bella. Questo non lo so, se è proprio così, forse è così. Però è certo che la bellezza mette soggezione. La grande bellezza è qualche cosa che ha sempre destato una emozione che non è razionalizzabile, non è comprensibile. La grande bellezza, per esempio, della statuaria greca, ti spiega che c'è lì dentro qualche cosa che va al di là della materia stessa con cui, per esempio, è fatta una statua. Quindi questo è il grande fascino misterioso del bello, perché ancora tutto sommato oggi ne parliamo, forse ne parliamo in questa circostanza, sul bello del corpo, quindi spesso una bellezza effimera, ma la bellezza, c'è questa frase abusata e forse non compresa di Dostoevskij: la bellezza salverà il mondo. Ma perché chi fa bellezza ha sempre questo sentimento di costruzione, di progetto, di utopia. La bellezza non è mai, per chi fa bellezza, distruttiva, negativa. Si pensi cosa sarebbero le nostre città come Roma, Venezia, Atene, senza la bellezza. Un deserto, niente. Ecco perché il fascino del bello, che non è mai, come dire, domabile, sfugge sempre. E anche in questo caso, rapportata alle città, la bellezza non è fine a se stessa, perché poi una città bella è una città funzionale, è una città utile, vivibile. La bellezza è sempre un progetto per... si fa bellezza perché si vuole uscire dal nulla, dal niente. Un'altra frase sempre di Dostoevskij nei Demoni dice: si fa bellezza perché senza bellezza non c'è più niente da fare. E quindi che cosa significa? Significa che lì c'è tutta la tensione propositiva, costruttiva dell'uomo, e che la vera malattia spirituale, in questo caso del nostro tempo, è proprio il nichilismo, l'idea che non si possa fare bellezza, oppure che l'unica bellezza di cui si può fare, costruire, parlare, è la bellezza dell'effimero, la bellezza che svanisce così in un batter d'occhio. Volevo chiedere a Gianni Luigi, presidente del Club dei Brutti, ecco, essere brutti può rappresentare anche una difficoltà sul piano sentimentale, nel creare delle relazioni sentimentali? Sicuramente, però anche lì dipende da quel che uno ha dentro, da quel che ha dentro la persona. Da come uno, cioè, si gioca le sue a volte, carte. Sì, a quello che puoi sembrare agli altri. Ad esempio, io dico a volte, vi è mai capitato di conoscere una persona e di primo acchito magari guardarla e vederla brutta, poi parlandoci magari due o tre volte, proprio vederla diversa, con gli occhi, non solamente magari con il essere cuore. Affascinato da una persona che non è così bella, però dice, ha un fascino particolare. Sì, ecco, quando comincia a tirar fuori il suo fascino, che ne so, le sue doti interiori, allora la vedi più bella, anche nel viso. E succede questo, è succede bene. Di sicuro.
E poi vorrei ritornare al discorso prima del brutto che fa ridere e del bello che non fa ridere. E chiaramente quando noi guardiamo una persona bellissima, come posso guardare queste signore, non mi fanno ridere, non mi viene in testa... Come galante, a inserire bellissime. Non mi viene in mente di sorridere, sì, sorridere sì, ma non tenermi la panza dal ridere. Magari le vedo sotto un altro aspetto, quindi psicologicamente mi preparo diversamente. Certo. Se vedo invece una persona che è un po' più brutta, già la sua simpatia, se poi ha delle doti comiche, quello è in primi classifica, però ti voglio dire, verso un brutto ti metti in un atteggiamento psicologico diverso, che ti aiuta proprio a ridere. Perché forse non c'è la soggezione di cui parlava il professore, ma sì, tu Tania, esatto. Hai mai visto magari con un tuo interlocutore, una persona con cui parlavi, la soggezione? Perché effettivamente sei una ragazza molto molto bella, no, anche alta. Poi qui è seduta. Poi qui è seduta, se si alza in piedi è altissima. Ecco, questa è mai letto nello perché sguardo della persona in cui parli. Sì, a volte sì. La signora anche stamattina mi ha vista molto alta. A 1,81 m. Un'età più divento subito 1,90. La signora è stata dolcissima perché quando ci siamo incontrate questa mattina mi ha detto subito: oddio, come sei alta, mamma mia, mi fa impressione. Per cui sì, magari anche per l'altezza o magari quando vado vestita in modo particolare, magari ho visto... un momento, non so se chiamarlo, cioè, ti sei mai posto però... ecco il problema, devo mettere a suo agio questa persona? Molto, e lo facevo molto quando ero adolescente, perché le mie compagne, proprio perché magari ero molto alta così, non volevano starmi vicine quando... no, non camminare vicino a noi, loro magari camminavano mano per la mano e andavano avanti, non camminare vicino a noi perché tu sei troppo alta, poi non ci guardano. Succedeva effettivamente. Io vedevo prima, mentre la signora Sciascia ci diceva, ecco, che lei ogni giorno esce di casa, però ci tiene, si cura, tutto quanto. Tu eri molto affascinata da questi discorsi. Ecco, la bellezza, anche vista nel tempo, secondo te che cos'è? Perché poi è inutile negarlo. Uno è magro, alto, ha 30 anni, 40 anni, poi, insomma, l'età si fa sentire, cambia, signore, giusto? Cambia. Beh, sicuramente anche con gli strumenti che abbiamo a disposizione oggi è possibile cercare di preservare la propria bellezza o di curarsi e di avere un aspetto gradevole, se parliamo proprio semplicemente di esteriorità, ci stiamo concentrando su quello, a qualsiasi età, e voglio dire è importante per noi stessi, perché comunque è anche un segno del fatto che ci vogliamo bene, che ci rispettiamo e che ci curiamo di noi e degli altri, come diceva la signora, e penso che lei ne sia la dimostrazione vivente, assolutamente, perché è bellissima, sì, con i suoi 101 anni. Ma tu, ecco, ricorreresti alla chirurgia estetica, per dire? Ma non sono contro, sono contro quando se ne abusa, quando si abusa della chirurgia estetica o quando si cerca nel migliorare il proprio aspetto fisico la soluzione a determinati problemi che probabilmente andrebbero indagati in maniera diversa in altra sede che non quella del chirurgo plastico, insomma. Ecco, ma un'altra domanda, perché poi tu ovviamente, insomma, io penso che tu sei consapevole di essere una bella ragazza, ma tu, ecco, quando parli con un'altra persona, parli con la consapevolezza di essere, diciamo, una donna bella, diciamo, di poter in qualche modo affascinare il tuo interlocutore, o questa considerazione tu non la fai? No, sinceramente non la faccio, anche perché poi... Non ci credo. Non lo so, non la faccio. Magari nei confronti di un uomo che ho capito... Forse può essere sopita, cioè... Ma l'elemento di seduzione che parte, se vuole, immotivatamente, non costruito, non ha... arriva sempre. Probabilmente succede di più con un uomo che ti interessa, allora ti... adesso ma io perché comunque... allora si diventa lei consapevole, però secondo me una donna bella ha una capacità anche istintiva di trasmettere la, ma suo solo elemento la donna, questo, seduttivo... Professore. Uomo-donna, anche uomo, anche uomo. No, l'elemento seduttivo che è magnetico. Questo è in fondo il mistero della bellezza, che è sempre stata una delle grandi forze seduttive di questo mondo. Non solo è la bellezza fisica, ma si pensi alla bellezza dell'arte. E cosa c'è di più seduttivo di una cattedrale? No, spiega Dante quando dice che
il pellegrino arriva a Roma e si incanta di fronte alla cattedrale. Questa è la bellezza che seduce, porta verso di sé, nel corpo, nell'arte. Ed è anche il motivo per cui la non bellezza, chiamiamola così, lascia indifferenti. Io ho una domanda per il professore. Sì. Riflettendo su quello che diceva, perché in tutte quante le altre forme la bellezza, in tutti quanti gli altri campi, che sia la bellezza della natura, la bellezza di un romanzo, di una forma artistica, di una città, la bellezza è riconosciuta come un valore assoluto e su questo non c'è dubbio. Qualsiasi cosa noi facciamo nel quotidiano, anche nel nostro piccolo, cerchiamo di mettere il bello, di creare qualche cosa di bello, di armonico e di ben fatto, mentre la bellezza nell'aspetto esteriore delle persone non ha, è polemizzata, è controversa e a volte viene anche demonizzata o comunque ci si punta il dito. E quasi scade nello stereotipo bello scemo, bella scema. Bello scemo, che non è poi così banale, è proprio un modo per difendersi dalla bellezza. Cioè tu dici quella è così bella e quindi c'ha questi elementi in più rispetto ai comuni mortali, che però deve avere anche un difetto, cioè scemo. Quindi questo è un modo di dire che tradisce una grande verità. E perché? Perché il nostro mondo è un mondo dell'immagine, c'è poco da fare, un mondo in cui l'apparenza ha un ruolo fondamentale, non si vede, la televisione ha costruito questo ingresso nelle nostre case, proprio l'ha costruito, perché prima il cinema ti portava nella sala. Tu adesso la bellezza delle veline, la bellezza delle miss, ti entrano a casa, non so, mentre mangi, mentre sei come Fantozzi in mutande, che stai mangiando la frittata, ti entra dentro e quindi non puoi esserne assente, indifferente. Quindi è un modo per difendersi, si punta il dito, questa è bella, si sa, perché è così, ha qualche attu, qualche briscola superiore agli altri, se la gioca, e io che cosa c'ho? Che cosa c'ho? Perché? Vedi, le sue amiche, le sue compagne non la volevano vicina, ma non la volevano vicina proprio non perché non le volessero bene, ma perché, come ha detto lei un attimo fa, non guardavano più loro, ma guardavano lei. E questa, diciamoci la verità, non è un'ingiustizia. Torno a dire, Leopardi, che fa in modo straordinario, lo spiega nella sua poesia, questa è un'ingiustizia, per cui in questo mondo in cui l'apparenza ha un ruolo decisivo, maschio e femmina che sia, è chiaro che si cerca un momento di allontanarla, di demonizzarla. E poi però, guardi, finisco subito, non è così vero che nella nostra modernità si sia voluto fare bellezza, anzi tutta la grande arte degli inizi del secolo scorso inizia proprio con un grande attacco al bello, uccidiamo il chiaro di luna, dice Breton, e c'è tutto un mondo che cerca l'idea scientista, atea, commerciale, di negare la bellezza. Oggi si torna a pensare, io ho portato questo libro su cui io ci ho tanto lavorato. Lei ha scritto un saggio chiamato La bellezza, intitolato La bellezza. La bellezza. Questo libro qua è stato ripubblicato adesso, era uscito 23 anni fa, e quando uscì, proprio la bellezza era considerata dal punto di vista della cultura dominante un insulto, perché il canone moderno è contro la bellezza. Si può dire che un quadro di Picasso è bello, no, si può dire tutto quello che si vuole, che è interessante, una grande esperienza formale, eccetera, non che è bello. Il quadro di Kandinsky, e parlo dei grandi, grandissimi. I grandissimi, certo. Quindi l'idea di bellezza significava già qualche cosa che poteva essere un mondo che edulcora ciò che non va edulcorato, una maschera di fronte alle... Oggi tutti finiscono per parlare di bellezza, tant'è vero che nella nuova prefazione che ho fatto ho detto qui bisognerebbe che la bellezza si difenda dal mondo, non salvi il mondo. Ormai la bellezza venga difesa da sto mondo che la sta aggredendo, come dice lei. Allora, adesso andiamo all'intervista. Abbiamo intervistato la nostra Lucia Ascione, ha intervistato Isa Barzizza, grandissima attrice, sì. Ha lavorato veramente con Totò, grandissimi registi.
E guardate la bellezza, a proposito di quello che diceva il professore, di questa donna che non nasconde affatto la sua età, e guardate la sua eleganza e il suo sapersi porre in modo veramente bello. Andiamo a vedere. La bellezza è un grande dono, è inutile nasconderselo. La bellezza è qualcosa che ci riempie gli occhi, anche alle donne. Vedere per esempio una bella donna, l'ammiri, dici quanto è bella. Per cui bisogna così accettare questo fatto che la bellezza è un aiuto. Assolutamente non c'è dubbio. Per quello che riguarda me, io di aiuti ne ho avuti due. Uno, il mio nome, mio cognome, perché mio padre, Pippo Balzizza, musicista, direttore d'orchestra, autore, era una persona famosissima in Italia per tutti gli anni che vanno dal 38 fino agli anni 60. È stato un nome conosciuto da tutta Italia, e quando io ho cominciato il suo nome è stato un grande aiuto. E l'altro aiuto è perché ero carina, probabilmente essendo figlia di Pippo Barzizza, ma brutta, non sarebbe stata la stessa cosa. Per cui appunto non dobbiamo nascondercelo, la bellezza serve come. Però insomma non è fine a se stessa, bisogna prenderla come una cosa che se ne va. Per cui bisogna cercare di avere i piedi per terra e contare su qualche cosa di diverso. Da una parte non è cambiato nulla, però involgarendosi molto di più. Veramente questi sono gli anni che il cattivo gusto, la volgarità, la ricerca dei soldi, della ricchezza, con qualsiasi mezzo, ha veramente degradato un po' tutto. All'inizio è sempre lo stesso, è come era prima. Una bella ragazza mi compare in uno spot pubblicitario, fa un concorso di bellezza, va al Grande Fratello, e si è bella. Però bisogna anche avere un po' di talento, e anche quella è una cosa, insomma, in cui bisogna prenderlo, il successo che può dare un talento, bisogna prenderlo con grande, diciamo, distanza. Perché se uno pensa che il successo poi duri sempre, come la bellezza, non è vero. E per chi fa questa cosa e crede di avere in mano ormai la risoluzione della sua vita, insomma, può avere delle delusioni grosse. Io giudico la bellezza di oggi, che tra l'altro devo dire ci sono molte più belle ragazze di prima, sono anche, diciamo, avvantaggiate, perché noi a 20 anni noi ci combinavamo come una donna di 40, perché al massimo un po' di rimmel, che allora si sputava con lo spazzolino. E ci si faceva un pochino gli occhi, mai delle righe, mai un ombretto, perché andare in giro così, in palcoscenico era una cosa, ma andare in giro per la strada così ti prendevano per una poco di buono. Per cui noi non avevamo, diciamo, gli strumenti che hanno oggi le ragazze. Oggi le ragazze, se hanno pochi capelli, si mettono le cose e fanno tutte le chiome. E se hanno gli occhi piccoli con il trucco, se li hanno. Insomma, le ragazze di oggi sono fortunate. Se poi c'è questa bellezza che tentano di tenersi le cinquantenni, così, che devo dire, se proprio c'è qualcosa di brutto, dal mio punto di vista, è quel attaccarsi a un'immagine che non c'è più, che si deforma, che diventa, una diventa un'altra persona, un stellabrone, le trovo orribili. Bellezza cancellata.
Se avessi una nipote di 18 anni, certamente direi di non contare sulla sua bellezza, di contare sulla serietà, sull'onestà, sulla lealtà, sull'imparare a fare bene le cose che scegli di fare, ma anche la cosa più semplice. La bellezza salverà ancora il mondo? Io credo sì, che la bellezza salverà il mondo, ma deve essere un altro tipo di bellezza. E questa era Isa Barzizza, attrice, grandissima attrice, che ha detto una cosa interessante: la bellezza non è per sempre, bisogna restare con i piedi per terra. E allora io saluto il professor Bracaglia, che è docente di chirurgia estetica all'Università Cattolica di Roma. Buongiorno, buongiorno professore. Buongiorno. Io immagino quante da lei verranno. Professore, mi tolga gli anni. È così? Sì, la chirurgia estetica sicuramente in questi ultimi 20 anni ha avuto un incremento notevole, anche perché si è perfezionata tantissimo, quindi a fronte di tecniche oggigiorno molto sofisticate e che possono essere personalizzate, è stato in grado di risolvere i problemi specifici per ogni singola persona. Quindi non più la chirurgia estetica che si faceva tanti anni fa, che sostanzialmente faceva il naso uguale a tutti, a uno andava molto bene, all'altro no, ma oggigiorno si personalizza quello che è il risultato in funzione di quello che sono i desideri, in funzione del biotipo, delle caratteristiche somatiche, della fascia d'età, e quindi... Però ecco, viene da lei una paziente, 70 anni, diceva il professore, mi restituisca 10 anni di bellezza. Allora, sostanzialmente uno poi può essere... Poi non vorrei che poi si va a finire, come diceva Barzizza, con le labrone, con gli zigomi... Assolutamente, perché le labrone sono decisamente brutte, e quelle poche donne che ce l'hanno soffrono moltissimo per portarsele in giro tutti i giorni, perché quelli sono il retaggio di quando si faceva il silicone. Il silicone era un prodotto ormai vietato da tantissimi anni, per fortuna. Il silicone praticamente una volta messo non si poteva più togliere, era per sempre, ed addirittura lentamente negli anni tendeva a far aumentare di volume la zona in cui era stato impiantato. Quindi se erano delle labbra un po' carnose fatte 30 anni fa in una donna di 30 anni, oggigiorno quella donna ha 60 anni, si ritrova delle labbra più grosse ancora di quando lei le fece, e su un viso ormai segnato dal tempo sono del tutto fuori posto, quindi soffrono molto, chiedono interventi di rimozione di queste grosse labbra, ma molte volte non sono possibili perché ormai si è disperso in tantissime piccole particelle questo silicone, che è impossibile rimuoverle. Nessuno le vuole sostanzialmente. La prima cosa che una signora chiede quando si tratta del discorso labbra: non mi faccia i canotti. È la prima cosa in assoluto, perché non piacciono a nessuno. Professore, io so che lei parla proprio di diritto ad essere belli, che è una cosa, come dire, un po' curiosa. Cioè, tutti hanno diritto ad essere belli. Che allora, le dico una cosa. Ho operato una volta una signora che era oltre i 60 anni. Avevo operato già la figlia, aveva avuto un bel risultato. Quest'anno un bel giorno venne da me e mi chiese di correggere il suo naso, che non aveva mai corretto prima. Dico: signora, ma non le pare essere un po' troppo tardi? Guardi, io è una cosa che ho sempre desiderato. Ma era un naso molto, molto importante. Molto importante, molto, molto importante. Un naso con una gobba un po' dantesco. E dopo l'intervento questa mi disse, dice: guardi, io la ringrazio non so quanto, perché lei mi ha tolto quella maschera che io detestavo, che mi sarei strappata con le mani stesse. È stata una persona di una felicità totale, perché non si può capire cosa soffre una persona che ha una deformità che non accetta fino al giorno che uno non ha un contatto reale. È come un po' il mal di denti: se nessuno ha mai avuto un mal di denti non lo può capire cosa può significare un dolore che solamente te provi e che nessuno riesce a capire da fuori. Quindi è un dolore forte dell'anima che con un intervento di un'ora, un'ora e mezza si rimuove, sempre che la persona sia ben orientata. Noi parliamo di persone che hanno un desiderio reale a fronte di una deformità reale, e che nella società dell'immagine, perché 50 anni fa non esisteva l'immagine come la viviamo oggi, viene proposta in tutte le maniere. Quindi oggigiorno chi non si trova nel range di normalità, ma si trova ben lontano da questo range,
ha una sofferenza psicologica. Ci fa un esempio pratico? Lei prima ci ha fatto l'esempio del naso grosso. Sì. Lo so che lei, ad esempio, ci sono magari un seno grande, un seno piccolo. Cioè, ci fa degli esempi? Ecco, dove una ragazza, per esempio, che al momento dello sviluppo ha un seno che rimane piccolo e l'altro diventa una quinta misura. È un qualcosa che gli imbarazza, quella ragazza non andrà mai a giocare a tennis, in spiaggia eviterà di andare in spiaggia, non andrà mai in palestra, fino al giorno che uno non gli consente di regolarizzare e diventare come le altre. Non c'è nessuno che vuol vincere la competizione di essere più bello dell'altro. Vorrei essere ad armi pari di fronte arrivare alla sfida della vita, capito? Però è una domanda provocatoria, lo farei a professore, ma perché siamo così ossessionati dalla bellezza, ecco, di essere come belli come gli altri? Io capisco metà, cioè concordo con metà del discorso che fa il professore. Per esempio, l'osservazione che prima faceva sul naso di quella signora. Io, un esempio che ho capito bene, quasi a mie spese, perché io ho sempre parlato, anche situazioni come la televisione, eccetera, nel modo più radicale contro la chirurgia estetica. Un giorno arriva nel mio studio, che è studio di dipartimento di filosofia, quindi certo, non di medicina, una ragazza che mi dice: vede, il professore parla sempre male della chirurgia estetica. Avevo un brutto naso, questo naso mi è stato operato e adesso ho una vita molto più serena in compagnia con le altre. E va benissimo, sono d'accordissimo. Ma il vero, a mio parere, è il problema è quando si pensa di poter modificare il proprio corpo per arrivare a una idea di normalità del come le altre. Secondo me, poi naturalmente ci sono chirurghi e chirurghi, quelli che fanno di tutto per portare a casa dei soldi e quindi fanno strage, e chi evidentemente questo con professionalità dice questo sì, questo no. Ma io capisco anche un'altra cosa, che una signora, mettiamo sui 50 anni, che viene lasciata dal marito, ha dei problemi personali, psicologici, profondissimi, e l'idea di poter avere ancora un'immagine di giovinezza la possa aiutare, e va bene, sono d'accordo. Sa dove non sono più d'accordo? Ecco perché dicevo no, metà del discorso del professore non lo condivido, anzi lo trovo molto pericoloso, sui giovani. Allora, una ragazza che ha il seno grosso e una che ha il seno piccolo, se ne facciano una ragione. Andrà a giocare, se ne faccia una ragione, e lì vede, sa chi può aiutare, sa chi può aiutare e chi può invece distruggere la famiglia. La madre che dice sì, ti faccio questo perché se l'è fatto anche lei il seno. Sì, però, e allora se lo fa fare anche lei. Sta andando a ruota libera, però senza sì, aver, forse non mi sono spiegato bene. Io sto parlando di una sola ragazza che da una parte c'è una quinta misura e dall'altra è piatta. Ah beh, allora però professore quella, c'è anche da dire un'altra cosa, allora che non avevo capito. Però professore, sì, perché no, professore non voglio difendere il professor Zecchi, perché poi voi, scusi, perché voglio dirla a tutti, però non sembra che, perché poi loro sono anche degli angeli quando ricostruiscono dei volti distrutti da un incidente, certo, distrutti da, cioè attenzione, non facciamo di tutto certo. Quindi non va assolutamente demonizzato. Io però parlo professore, di una situazione di asimmetria grave. Però professore, mi dica la verità, le è mai capitato, non a lei, ma anche diciamo tra i suoi colleghi, che magari al 18° anno, per il compleanno, gli viene regalata una ragazza al seno nuovo? Allora, bravo. Guardi, io ho portato delle statistiche americane. Ecco, è capitato, americane. No, mi dica sì o no. Io ho portato delle statistiche americane che parlano che le richieste sotto i 19 anni di chirurgia estetica sono l'1.5. Quindi c'è da sfatare questo mito che tutte le ragazzine corrono al chirurgo estetico facendosi regalare per il compleanno l'intervento di chirurgia estetica. L'1,5% delle ragazze americane? Delle ragazze americane, manco italiane. Se andiamo però a fare il numero totale delle ragazze americane sotto i 19 anni, escono fuori centinaia di migliaia, e che non è poco. Io ho tutte le statistiche qua proprio perché ero convinto che il discorso sarebbe andato lì, perché è un ottimo battage su cui i giornalisti pigiano molto. Che regalo ai 18 anni è il seno nuovo o la liposuzione, non è vero. Parliamo statistiche American Society, diciamo l'1% di 40 milioni è un numero enorme. Capisce che comunque è un modello educativo, anche se fosse una sola persona. Ma parliamo di ragazze che hanno deformità, non parliamo di... Sulle deformità, no, sulle siamo d'accordo. Ma se una che non gli è cresciuto un seno, è rimasta piatta completamente, lei pensa, per una donna...
bene o male, si identifica un poco, lei che è un maestro in questo, la sua immagine corporea femminea nelle sue forme esterne. Una ragazza che rimane totalmente piatto come il fratello. Però non può essere soltanto lei, capisce bene che a 18-19 anni, no, io sto parlando che ha un problema suo esistenziale, non si piace e si sente criticata. Io ho sentito tante volte commenti, ragazzi, noi siamo tutti adulti, i ragazzi sono di una cattiveria terribile. Tante volte ragazzi che hanno detto, se sei fatta così sopra, chissà che scherzetto potrai avere sotto. Cioè alludendo al fatto che possa essere un intersesso, piatta completamente. Lei capisce, prima bisogna sentire questi lamenti e poi dopo capisci. Però che la chirurgia estetica, se selezionata in maniera giusta da una persona che lo fa con serietà e impegno, rappresenta un aiuto sociale. Però io, ecco, di fronte a considerazioni come quella lì... Un aiuto lì... sociale in cui entra dentro un impegno economico non indifferente, quindi una nuova selezione, una impossibilità di lavorare sulla fragilità della persona, perché io capisco che una persona, una ragazza si senta, l'esempio che facevamo prima, si senta sminuita, eccetera, ma lì si può lavorare sulla forza di carattere, certo, sulla forza di... mentre il nostro mondo immediatamente pensa di risolvere con la bacchetta magica il problema, che oggi è la bacchetta... La fragilità emergerà sotto un altro aspetto. Del bisturi, eh. Io, Eugenia, non so, ecco, vedevo che seguivi con attenzione. Sì. Non so cosa ne pensi, perché è interessante. Cioè, effettivamente io mi metto nei panni della ragazza che sente come un handicap fisico qualcosa che non è, perché avere il seno piatto non è una cosa, non è un handicap, attenzione, perché poi ci sono i veri handicap. Ha una sua fragilità. Ecco, con la bacchetta magica, come dire... risolvere il problema del seno, probabilmente sì, si risolve quel problema, però la fragilità di fondo resta. Dipende, cioè, tu cosa ne pensi? Nel senso, io penso che la chirurgia estetica è uno strumento, basta, cioè nel senso è uno strumento, poi dipende come lo usi, come certo, tutti gli strumenti. In una società in cui l'apparenza così superficiale conta così tanto, in cui... ci hanno dato il modello di essere magrissima con delle super tette, con i labbroni bionda, non lo so, alta, è chiaro che le persone più fragili e più condizionate da questa cosa rischiano di volersi avvicinare a questo modello facendolo per esempio con la chirurgia estetica, ma anche, che ne so, con la palestra o con le pasticche di non so che. Cioè, detto ciò, la chirurgia estetica di per sé io non la demonizzerei. Io mi ricordo la madre di un mio amico che aveva il collo cadente, ma tipo 15 anni fa, e lei si era lasciata col marito, eccetera. C'aveva questa cosa che gli pendeva qua e gli faceva tipo un buco, insomma. Certo. E lei ci teneva tantissimo, ha parlato con un suo... Mi ricordo, era entusiasta di questa cosa. E mi ricordo che quando... E poi c'aveva le borse sotto gli occhi. E mi ricordo che si è fatta correggere questa cosa del collo e questa cosa delle borse. Ed era bellissima, era come prima, però era... si sentiva meglio con se stessa. E questo è un esempio tra mille in cui se tu la usi bene non hai nessun... Cioè, perché deve essere criticato il fatto di volersi piacere e di sentirsi più a proprio agio? Quindi no, questo è un fatto... Professore, un attimo, volevo sentire anche Tania, prego. Perché è molto giusto... Siamo quasi in chiusura. Voi prendete il mio banalissimo caso di pelato. Di pelato. Pelato che inizia a essere pelato a 19 anni. In cui in quell'età lì avere pochi capelli, voi potete era capire. Lì, diciamo, allora, siccome erano tempi in cui io mi ricordo con un altro amico che stava perdendo i capelli, ci si metteva in testa di tutto, le banane, la buccia di banane, il petrolio, tutto, di tutto, di tutto. Beh, io non credo di essere cresciuto tanto male e non mi sono mai fatto poi alla fine, se non in quegli anni lì, un problema dell'essere pelato. Voglio dire, ero preso in giro per certi momenti, in certi momenti. Però devi in qualche modo far forza su te stesso. Ecco, io voglio sentire dire... Tania, però. Vabbè. Volevo sentire Tania cosa ne pensa, perché vedevo che seguivi con attenzione. Tu cosa ne pensi, ecco, di questo discorso? No, io sono molto d'accordo con Eugenia. Sicuramente bisogna utilizzarla con criterio. Non credo che vada demonizzata. La si può utilizzare con criterio,
come diceva anche il professore, nei casi in cui magari ci sono effettivamente delle problematiche di deformità, diventa quasi curativa. Certo. Ok, anche da, penso a tante donne che magari hanno dovuto operare un seno per un tumore e sono rimaste con un seno sì o no, quella li ridà sicurezza, li ridà fiducia in se stesse. Per quanto riguarda soprattutto i giovani, come diceva giustamente il professore, determinate problematiche vanno risolte dando i giusti valori, le giuste priorità nella famiglia innanzitutto, nell'ambiente in cui si cresce, nella scuola, e quindi cercare di far acquisire la giusta sicurezza ai ragazzi indipendentemente dal loro aspetto fisico. Se poi rimane una problematica di tipo estetico e veramente grave e la si vuole risolvere con il chirurgo plastico, insomma, voglio dire, lì ben bella. Oggi abbiamo determinati strumenti, è come non mettersi in mascara se uno ce l'ha. Noi abbiamo due bellissime ragazze e la signora che ormai è simbolo della saggezza e due uomini. Ma non si capisce cosa significa per una ragazza arrivare al sabato pomeriggio e rimanere da sola. E una volta ti invitano e tutte le altre ti lasciano a casa. Però è possibile, ecco, rimanere da sola perché alzino piatto, della... questo non lo riesco a capire, no, professore. No. Il fatto di non essere... Perché vive con angoscia il seno piatto, io questo... No, il seno piatto, ma un naso, per esempio, io ho sentito con queste mie orecchie, dopo l'intervento, quando si guardano allo specchio, la gioia più infinita, la felicità di aver superato e buttato via in un'ora di intervento, non... Un problema per tutto il resto della vita, diventare una nonna con un bel viso, non una nonna che sembra... Certo. Noi siamo abituati, il professore ce lo può dire, professore, sul fatto che la bellezza è la bruttezza, da quando siamo bambini, la strega di Biancaneve, e Biancaneve che è bella, Biancaneve è buona, sì, e sì, la strega è cattiva. Questo anche è vero, però quindi, al di là, ed è brutta, al di là, quindi no, la bellezza, siamo in chiusura, vi prego. Al di là, diciamo, dell'handicap grave, cioè il naso di 4 metri per 3, però per il resto, come dice il nostro Gianni, bisogna mettere in campo un po' d'autoironia. Sicuramente. E questa è la chiave. E carattere, come diceva il professore. Sia nell'essere belli che nell'essere brutti. Sicuramente. Perché il bello non si deve prendere troppo sul serio, ma il brutto, diciamo, deve giocare l'autoironia. Io l'ho passato su me stessa. Sì. Perché ero bassina e avevo il petto molto grosso. E quindi camminavo così. Da e poi invece? Perché mi vergognavo. Però non c'era niente da fare, ho dovuto superare. Si è fatta superato. Coraggio, l'autoironia è la chiave per tutto. Allora io ringrazio. Lei metteva il petrolio, io mettevo le braccia. Io ringrazio tutti i nostri ospiti, grazie mille per essere stati qui con noi, grazie anche a voi per averci seguito sin qui.